le persone sono tutte degne di considerazione e quindi anche quelli che sono in maggiori difficoltà per una serie di ragioni devono essere assistite come si deve. Mi piace che l'azienda sanitaria abbia provveduto a fare questa straordinaria opera di vaccinazione. Il camper dell'ASL Toscana Sud-Est in piazza Giotto, nelle immediate vicinanze della mensa Caritas, per intercettare con la campagna vaccinale anche i cosiddetti invisibili. I nostri ospiti su in sede Caritas li abbiamo portati tutti alla vaccinazione. Abbiamo compiuto il gesto interno anche per sicurezza di tutti e poi per fargli vedere che insomma, vaccinati possono anche esprimersi in altri modi. Il problema è di questi che, come dicevi prima, te invisibili. Invisibili si vedono, si fa finta noi di non li vedere. E allora un gesto del genere vuol dire essergli vicini, accoglierli e dire ecco, questo vi serve anche per la salute fisica, oltre che la salute psichica. E quindi per me è un gesto molto bello che anche la cittadinanza lo deve sentire come segno di vicinanza a questi e di attenzione. La campagna vaccinale proseguirà sempre di più sul territorio e si andrà intorno alla fine di ottobre anche alla chiusura degli hub vaccinali. Abbiamo concentrato le nostre attività sugli hub perché dovevamo vaccinare tante persone in poco tempo e in uno spazio chiaramente identificato. Adesso bisogna aumentare la capacità di informazione, di accompagnamento, mi verrebbe da dire di persuasione e quindi poi l'atto vaccinale. Felice di aver fatto questo vaccino? Felice o non felice, non lo so, per andare avanti. La Misericordia sta dando una grande mano proprio per portare insomma, i vaccini sul territorio, per fare in modo che le persone si possano rivolgere in presenza a un medico, a un infermiere, a un operatore sanitario. La Misericordia ha offerto all'ASL questo camper della salute perché eravamo convinti che occorreva proprio in relazione alle sue parole svolgere un'attività di iniziativa, cioè andare verso la popolazione, perché eravamo convinti che esiste sì il gruppo di Novax, esiste il gruppo dei vaccinati, però c'è anche un gruppo molto vasto di persone che chiedono di essere ascoltate, che vogliono fare domande, che vogliono essere rassicurate fuori da un contesto sanitario, il camper. Siamo andati in tutte le vallate, abbiamo fatto oltre 30 uscite e abbiamo fatto oltre 400 vaccinazioni, quindi il risultato è stato positivo. Qual è il grido di allarme che state raccogliendo in questo periodo? Di pandemia? Il grido di allarme secondo me è la paura, molta paura, tensione, per cui poi si corre il rischio di andare oltre la paura, no? Forse la violenza, forse non lo so, però ecco, credo che la base sia proprio questa, una tensione paurosa e io invece da buon cristiano dico io ho tanta speranza di ricominciare.